Andrea Lucchetta, uno dei volti maggiormente noti della pallavolo, cosa significa per te questo riconoscimento? Ma guarda, è un riconoscimento meraviglioso perché è arrivato dalla base, è arrivato comunque dai ragazzi del CSI, dal popolo di coloro che utilizzano la promozione sportiva per far sì che la passione possa passare attraverso le piazze, i luoghi, le palestre, attraverso comunque la solidarietà, essere solidali comunque con quel messaggio che deve andare verso la base. Quindi sono molto onorato, nonché sorpreso, ma al di là di tutto gratificato perché sono veramente 20 anni che mi dedico a divertirmi con i bambini. Ho giocato con 250.000 bambini, ho fatto 750.000 palleggi, faccio l'animatore da strada, cerco di trovare nuovi linguaggi che mi possono portare a comunicare ai giovani d'oggi quanto è importante fare attività sportiva divertendosi, a condividere. Cliccare mi piace mi va bene, però l'attività motoria di un solo dito non basta, bisogna ovviamente trovare nuove linee su cui potersi divertire e quindi lo sport questo può fare. Ti abbiamo visto spesso impegnato nelle partite del cuore, cosa ne pensa appunto di questo? Guarda, io penso che sia molto importante fare una presenza attiva sul territorio e fare in modo che il proprio volontariato non debba andare troppo sotto ovviamente le telecamere. Poi le associazioni hanno anche necessità di creare eventi per avere più visibilità, per raccogliere ovviamente più fondi. L'importante è che la nostra presenza dia a questa associazione la capacità di spendere realmente quanti più soldi possibili senza ovviamente perderli per strada per i progetti umanitari e quindi a maggior ragione dobbiamo fare in modo che le attività vengano direzionate ma soprattutto che i soldi poi realmente arrivino agli obiettivi, quindi essere sempre disponibili ed essere sempre solidali con quello che è il messaggio che lo sport riesce a fare, a fornire, perché unisce realmente razze, regioni, culture, a patto che però ovviamente non ci siano degli sprechi e in questi anni ne abbiamo sprecati veramente tanti di soldi.